Unicornini, bentornati, ma se questa è la prima volta che passi di qui, il mio nome è Nicole e questo è Unicorn Seed Cookies. Devi sapere che io non avevo mai pensato all'accostamento cocco-carota fino a quando non ho scoperto questa torta lavorando in bakery diversi anni fa qui in Inghilterra e l'ho da subito trovato delizioso. Il cocco non sovrasta il sapore della carota, la carrot cake con la sua umidità si presta perfettamente ad accogliere il cocco. Quindi sono felicissima di portare questa ricetta sul canale che ha un'altra particolarità. Non dico che è facile da preparare, è super, mega, ultra, super facile da preparare. Non ci credi? Guarda! Preparo la teglia da 20 cm di diametro, già imburrata e infarinata con lo staccante per teglie. Accendo il forno a 170 gradi, modalità statica. Inizio con il nostro ingrediente speciale, il cocco. Lo verso in una ciotolina e aggiungo all'interno dell'acqua calda. Mescolo bene e faccio assorbire. Metto da parte. Preparo anche le carote. E ora mescolo tutti insieme gli ingredienti secchi. Farina, bicarbonato, lievito, cannella e zenzero in polvere. Metto all'interno anche la vaniglia, nel mio caso in polvere. Se tu dovessi utilizzare l'essenza di vaniglia, aggiungila pure agli ingredienti liquidi. Mescolo bene. Poi qui preparo 3 uova a temperatura ambiente e un mix di zuccheri, zucchero muscovado e zucchero bianco. Nel box sotto al video ti lascio i riferimenti per lo zucchero muscovado. Vado in planetaria, aziono la macchina, ho messo all'interno gli zuccheri e semplicemente lascio andare qualche secondo per farli mescolare. Poi aggiungo l'olio e faccio andare la macchina per 30 secondi, un minutino, giusto il tempo di far inglobare per bene il tutto. Poi inizio ad aggiungere un uovo alla volta. Quando il primo è stato inglobato, passo al secondo. Quando anche il secondo è stato inglobato, aggiungo il successivo. Così fino a terminare le uova. Quando il composto è omogeneo, aggiungo il sale. Tutto il cocco. Come vedi, il composto si presenta piuttosto liquido. Aggiungo in due tempi gli ingredienti secchi, setaccio all'interno . Aziono la macchina, mi assicuro che venga inglobato bene il tutto e poi aggiungo la seconda parte. Nel mentre diamo una pulitina al tavolo. Ed infine le carote. Basta che vengano inglobate. Una volta che sono state inglobate completamente, fermo la macchina e con la spatolina in silicone vado a dare una mescolata manuale. Qui nel video non si vede, ma ti consiglio di passare con la spatolina per bene all'interno della ciotola. Trasferiamo tutto nella teglia. Se non hai una teglia alta, questa è una teglia alta 9 cm, puoi anche cuocere il composto in due teglie separate, sempre da 20 cm. Andiamo in forno. Nel mio forno ha cotto 50 minuti, fai sempre la prova a stecchino. Nel mentre possiamo preparare il cream cheese, che sarà la nostra farcitura. Ho il burro a temperatura ambiente, con le fruste lo ammorbidisco. Setaccio all'interno lo zucchero a velo. Inglobo fino a ottenere un composto spumoso. Mi aiuto con la spatolina. Ora aggiungo all'interno il formaggio tipo Philadelphia a temperatura ambiente, l'ho lasciato fuori dal frigo per qualche ora. Cerca di togliere l'eventuale siero che ci potrebbe essere dentro e ricordati di utilizzarlo full fat, non prendere la versione light perché ti rende la crema liquida.
Con le fruste rendo omogeneo il tutto. Non ci vuole tanto, perché rischi nuovamente di smontare, quindi mi aiuto anche con la spatolina e quando il composto è omogeneo lo porto in frigorifero per qualche ora, il tempo di far raffreddare la torta quando l'avrò sfornata. Nel mentre posso preparare anche il cocco, vado semplicemente a tostare in padella il cocco, ci vuole davvero un minutino, non ci vuole tanto. Rimani sempre vicino alla padella, scuotila in questo modo perché si abbrustolisce molto velocemente. Lo vogliamo giusto tostare, così cambierà colore e decorerà al meglio la nostra torta. Appena attostato, lo trasferisco in un piatto, così con la padella calda non continua a cambiare colore e a tostare. Qui ho degli zuccherini a forma di carota che mi aiuteranno nella decorazione. La torta ha raffreddato completamente, eccola qua, la taglio semplicemente a metà, guarda com'è bella, dovresti sentire il profumo. Super umida, pronta a ricevere la nostra farcitura. La divido proprio a metà, una parte va all'interno e una parte poi andrà sopra. Distribuisco. Mettiamo l'altro strato e il resto della crema. La cosa che mi piace di questa torta è il suo aspetto rustico. Non mi interessa che la parte superiore sia piatta, non mi interessa che questa torta sia perfetta, perché è perfetta nel sapore. Mi piace l'idea che sia un po' così rustica, buona, senza pensieri, una torta accogliente, una torta non perfetta. Adoro questo dolce proprio per questo. Ora andiamo a mettere il nostro cocco in superficie, poi coprire tutta la superficie della torta oppure mettere soltanto una sorta di cornicione. Sta a te in base a quanto ti piace il cocco. Mettiamo i nostri zuccherini a forma di carota. Se dovesse avanzarti del cocco non ti preoccupare, lo potrai utilizzare nello yogurt oppure con i cereali al mattino insieme al latte. Una volta completata la torta, io preferisco metterla in frigorifero per qualche ora, in modo che la crema venga un po' assorbita dalla base. E voilà! Io spero che questo video ti sia piaciuto. Il modo per farmelo sapere è lasciare un commento qui sotto e un mi piace. Se ancora non lo hai fatto, iscriviti al canale. Questo è il momento per non perdere nessuna delle prossime ricette. Attiva anche la campanella e io intanto ti mando un enorme abbraccio e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!